L'argentino è estremamente pericoloso e avete visto che in questa ripresa che si è conclusa è riuscito a ribattere colpo su colpo, anzi senz'altro ad assumere l'iniziativa del match aggiudicandosi la ripresa, e questa è la 12ª ripresa del combattimento. Che non concede tregua a Monzon, se Benvenuti resta sui colpi, l'Argentina è pronta a reagire. Ora viene colpito da un destro all'angolo, vediamo Benvenuti a terra tentare disperatamente di rialzarsi, non è in grado di combattere, crolla nuovamente e viviamo tutti interamente il dramma di Nino Benvenuti, fulminato da un destro al suo angolo alla 12ª ripresa. Il dramma di Nino Benvenuti stava purtroppo maturando nel corso delle riprese ed è esploso clamorosamente in questa immagine che ora rivediamo. Si è nettamente in difficoltà, Benvenuti è stato inseguito, si è rifugiato all'angolo, eccolo, vediamo, ed ora raggiunto in pieno, fulminato da un destro alla mascella, si è inginocchiato all'angolo ed ecco l'immagine angosciosa del campione battuto. Purtroppo, come avevamo già detto, il dramma di Benvenuti era maturato sin dalle prime riprese, era maturato in virtù non già delle sue lacune ma dell'estrema decisione, della determinatezza di Carlos Monzon. Ecco ancora una volta ripetuta la drammatica scena che ha gettato nell'angoscia il pubblico del Palazzo dello Sport. Dobbiamo dire che Benvenuti si è dovuto inchinare ad un campione che lo ha battuto nettamente. Avete visto la volontà, un'altra scena che sottolinea il coraggio di Benvenuti, che ormai si affidava esclusivamente al suo orgoglio e lo spingeva a ritornare sul ring quando ormai le forze non lo soccorrevano più e lo avevano costretto a ripiegare sulla corda. Nino Benvenuti perde così la corona mondiale ad opera dell'argentino Monzon, che è il primo campione mondiale argentino dei medi. Una vittoria limpida, chiara, avete visto tutte le riserve avanzate alla vigilia sono state spazzate via inesorabilmente da una prova maiuscola. Meritava la chance Carlos Monzon e lo ha ampiamente dimostrato. Non si è trattato di un colpo fortunoso, non si è trattato di un colpo portato, come si suol dire, alla disperata, ma è stato il frutto di una superiorità espressa gradualmente nel corso delle riprese. Nino Benvenuti si è battuto con tutto il coraggio, con la forza, con l'orgoglio che gli sono abituali, ha reagito anche con bravura, ma si è trovato di fronte un avversario irriducibile che i suoi colpi per nulla intimorivano, che i suoi colpi per nulla riuscivano a frenare. Avete visto che pur non possedendo una cadenza straordinaria,
Carlo Monzon macinava costantemente l'avversario, lo aggrediva ripetutamente, salvo che nella prima, seconda e forse terza ripresa è stato Carlo Monzon che ha assunto l'iniziativa del combattimento, e gli ha dimostrato anche